Di solito 150 visualizzazioni ci sono. Quanti? 150 ci sono. Buonasera a tutti. Siamo qua per presentare questa sera il libro che è stato fatto. Ecco qui. Questo è il libro che appunto abbiamo fatto noi come gruppo del professor Giorgio Celli. Come il gruppo del professor Giorgio Celli, che racconta un po' quelle che sono le storie di ognuno di noi, cioè, insomma, che fine ha fatto tutti i rami appunto, della grande querza di Giorgio Celli. Come prima cosa, appunto, vi volevo intanto presentare, per chi non conosce, Claudio Pollini. È un ricercatore che ha lavorato praticamente quasi sempre sulle api, quindi noi che siamo qui nella Bivalli sono sempre contento che lui sia qui e venga qui. Anche sì, vabbè, c'è un vecchio scherzo per cui io dicevo, siccome io sono diventato entomologo perché mi piacevano le api, per la mia passione delle api, c'è una specie di scherzo che facciamo sempre e io gli dico, ma te all'inizio non mi volevi. Però è una vecchia leggenda. E ho avuto ragione. Perché ha avuto ragione, che era meglio che non mi volesse. E quindi, prima di passare poi a lui la parola, che poi lui racconterà diverse cose, magari volevo così farvi vedere, perché Giorgio Celli, allora, tanto per cominciare, diciamo, credo che, adesso parlo io, ma credo di poter parlare, per tutti, anche per gli altri componenti del gruppo, diventare, far parte di questo gruppo è stata per noi non solo un'esperienza professionale e di lavoro, ma penso soprattutto una grande esperienza umana. Cioè, in qualche modo ci siamo sempre sentiti coinvolti proprio personalmente nelle cose che facevamo, forse perché avevamo poi tanta passione poi per le cose che facevamo e tanti interessi, quindi, e perché comunque sicuramente una figura carismatica come Celli ha segnato probabilmente un pochino la vita e gli interessi di tutti noi. Detto questo, volevo così, tanto per cominciare, poi vi faremo vedere altre cose, intanto volevo farvi vedere, così vi ricordate un po' tutti anche la figura di Giorgio Celli, un piccolo video che avevo realizzato io, ormai diversi anni fa, con lui sul mimetismo animale. Allora abbiamo fatto una mostra che è partita da Santa Sofia nelle foreste casentinesi, poi dopo è arrivata a Scienza in Piazza, nella manifestazione Scienza in Piazza, e la portavamo per esempio anche a San Lazzaro, San Giovanni in Persicete, eccetera. Questa mostra sul mimetismo animale, all'interno di questa mostra che abbiamo fatto io e lui, c'era un video che... Vi faccio vedere allora prima questo video, come dice Claudio Corrisi, giusto perché, ecco, così vi ricordate un attimo la sua figura, e questa era la sua... L'hai sdoppiato, devi dire uno schermo solo. Com'è che non si vede? No? È rimasto fermo lì. No, è perché hai sdoppiato lo schermo. Che vuol dire? Perché sai quando ci sono le opzioni, fai vedere, vedi solo lo schermo, solo il computer, non tutto due. Cos'è il tasto Windows 7? Cos'è F5? Windows 5.
me prima si vedeva, non so se non è, perché prima si vedeva, cioè adesso vedi che non vedi più neanche il coso. Sì, perché ti divide i due schermi. Premi start, impostazioni, proietto schermo. Metti duplica. E metti duplica. Dove è duplica? Qualche parte. Se no il tasto Windows più P è sempre la stessa cosa. Lo accetti? Dovrebbe essere sui 18. Si sente però. Andiamo a casa. No. No, è poco. È poco lui, quindi. Ecco. L'audio, non so perché non si sente, questo è un altro problema. Ah, ma allora. Sai cosa che funziona? Si deve sentire dal PC lì. Le casse dentro. C'è capito perché non si sente niente, cioè è completamente muto. Niente, no. Perché non è collegato l'audio del computer o il tuo. Però si dovrebbe sentire dal computer, giusto? Sì. Non abbiamo una cassa. Mettilo dopo l'attimo, non esce. Ecco. Non si sente. Questa era la sigla iniziale della trasmissione Teorema di Animali, che quando va in onda si vorrà fare quando va in onda da giorno di sé. Thank you.
Peggio te lo sbarchi in Normandia. Sì. No? Questo era stato fatto, cioè grazie a Giorgio, perché l'aveva fatto a posto quando è morto, insomma, per... Questa era la famosa inaugurazione del parco Giorgio Celli che abbiamo fatto con la sua frase sulla biodiversità, che è quello che poi abbiamo posto lì nel parco Giorgio Celli per la Montenegro. E questo era il gruppo Celli nel 97 e io ci ho messo come eravamo giovani. Questo era un po' per farvi ricordarvi Celli. Quindi adesso direi che passo direttamente la parola a Claudio e poi dopo magari vi dico due cose. Sì. Dove ok. Oh, grazie dell'invito. Della cena, buonissimo il suo vino liquoroso. Grazie. Adesso saranno invidiosi tutta la folla che ci segue da fuori. Comunque, sì, è sempre un piacere venire a ricordare. Cioè, certo, questo è un libro sul gruppo Celli, ma in ogni riga del libro, per chi avrà voglia, tempo e pazienza per leggerlo, almeno in alcune sue parti. Cioè traspare insomma in tutta la sua cosa. Celli, non so se qualcuno di voi l'ha conosciuto, ha avuto modo di incontrarlo, eccetera, era veramente una figura poliedrica. Io ho scritto quella, intanto non è bolognese, lui nasce a Verona nel 35, da genitori emiliani certamente, ma suo padre lavorava alla manifattura tabacchi, quindi veniva spostato, no, in varie città, e lui è nato per caso a Bologna. Però ho detto, a Bologna c'è stato poco tempo, è venuto via che aveva qualche mese, è tornato a Bologna, però quel tanto che basta per farmi innamorare del vino, no? Quindi mi diceva sempre questa frase, e infatti lui, quando, sì, non so se qualcuno di voi è andato mai a pranzo con Celli, certamente il vino era una delle sue cose più, insieme alla ricca serie di amari che alla fine del pranzo lui invocava, no? Il pranzo. Diciamo che avevamo questa tradizione poi, quando eravamo all'università, insomma, avevamo questa specie che lo chiamavamo il Peccari, che era a mezzogiorno mangiavamo in laboratorio, cosa che adesso per la 626 sarebbe, ci avrebbero sparato. Poi non c'è più la 626, era la nuova. Vabbè, sono le nuove leggi per tutte, vabbè. Allora invece avevamo un laboratorio dove facevamo delle cose indicibili con tutti gli insetti, gli allevamenti, le sostanze chimiche, avevamo questo tavolone enorme di ceramica e noi lì facevamo delle gran mangiate. E lui, niente, comunque qua sono elencate alcune delle sue cose, le sue due passioni per l'umanistica e per la scientifica, lui le mescolava, no? Quindi lui era innamoratissimo della poesia, della letteratura, del teatro, ha fatto parte del gruppo 63, che è stato un gruppo dell'avanguardia letteraria molto importante per il nostro paese, ha vinto il premio Pirandelli nel 1975, non è un premio che così qualunque, è un premio che ti dà il Presidente della Repubblica, insomma, no? Quindi è stato sceneggiatore di Pupi Avati, adesso non c'è riuscito, Fabrizio vuol venire Pupi Avati a Monterenzio, fatto malare e quindi lui ha fatto l'attore anche, ha partecipato al Festival dei Due Mondi, è stato conduttore del Regio, è stato parlamentare europeo, insomma
ne ha fatte di tutte e di più. E questa era una foto d'epoca del gruppo 63, dove facevamo parte personaggi di rilievo, cioè un ultimo ad esempio Umberto Eco, l'ex direttore Guglielmi di Rai 3, insomma, Sanguinetti, Tagliaferri, insomma tanta gente che appunto si dilettava a fare l'avanguardia letteraria. E il gruppo 63, io noi quando abbiamo incontrato Celli cercavamo di leggere quello che scriveva, non si capiva niente, proprio zero, cioè io proprio venivo dalla montagna, dalla Val Camonica, quindi ero proprio non riuscivo a comprendere quello che lui e il suo gruppo scriveva, no? sulle riviste d'avanguardia dell'epoca. E ecco qua vedete alcuni dei nomi, no? Come appunto come dicevo Alfredo Giuliani, Guglielmi, Malerba, Antonio Porto, con cui poi ho avuto una lunga collaborazione, Sanguinetti, Adriano Spatola, Renato Barilli, che è stato anche direttore del Museo d'Arte Moderna di Bologna per tanto tempo, Alberto Albasino, insomma, gente di un certo rilievo. E quindi era questa sperimentazione letteraria che volevano fare. Poi lui ha sempre amato la poesia, io ricordo le sue poesie veramente memorabili, Io lo so, sono appassionato della poesia di Celli, non so se qualcuno di voi la fa adesso, magari qualcuna la potremmo anche leggere. Qui c'è un libro, si chiama Versi Verdi, edito dalla Corte, mi sembra che sia una casa editrice di Genova, dove lui aveva raccolto la maggior parte delle sue poesie. Non so, ce ne sono tantissime, no? La Tigre, Seppellite il cuore di mio padre a Chernobyl, Ode al DNA, insomma, tante cose dove mescolava appunto questa sua passione, no? Scientifica, però con questa intrisa di letteratura, no? La sua sterminata cultura in questo ambito. E poi c'è anche una poesia dedicata all'ape, l'ape 170, insomma, magari se volete alla fine poi la leggiamo. Beh, è molto bella, molto, molto carina, molto intuitiva anche di quello che è l'uomo, di quello che è l'ape. No? Adesso poi Giorgio Croce si fa tanto parlare di api, lui con due o tre pennellate l'aveva definita, inquadrata. Ecco, questo è il libro, con cui aveva vinto il premio Pirandello, Le tentazioni del professor Fausto, la storia di un professore universitario, guarda caso, no? Che è tentato dalle multinazionali a fare delle ricerche, no? Che lui sapeva già dove finiva, cioè finiva sempre a definire quella sostanza tossica, no? Ma le multinazionali con delle idee, sì, ma lei l'ha fatto con delle strumentazioni che sono vecchie, lei l'ha fatto con una metodologia, vedrà, noi li finanziamo, e quindi la prossima volta presenterà i dati, e lui quindi rimandava sempre questa presentazione dei dati. E poi, insomma, quindi mescolava questa cosa qua, letteraria, con quella che è poi la parte scientifica. Uno dei suoi ultimi libri è La mente dell'ape, no? Che dove lui ha raccolto un po' tutte le sue sperimentazioni di ecologia, di studi comportamentali dell'ape, tanto che quanto, cioè per dirvi, no, un aneddoto, ve ne racconterò qualcuno di questi aneddoti nel corso di questa presentazione. Quando andavamo a fare le sperimentazioni in campo, ad esempio qua vedete le api, e noi che dovevamo andare a succhiare in nettare dei fiori, no? Perché questi fiori venivano cosparsi, trattati, e quindi dovevamo vedere qual era la quarta parte di quello che erano le api, quindi facevamo le api, e tutte le volte che facevamo una sperimentazione lui non aveva occasione di mandarci qualche artista con noi, no? In questo caso era Giuseppe Carretta, che purtroppo è scomparsa un paio di anni fa, una artista molto brava di Genova, che disegnava il volo degli uccelli, e conoscendo Celli si è messa a disegnare il volo delle api, e quindi veniva con noi in campo, noi mentre facevamo la sperimentazione lei si metteva lì con i suoi
pannelli con i suoi, le sue matite, i suoi colori, eccetera, a disegnare il volo delle api sui vari fiori. E quindi confermando quello che poi tutti sapevano della famosa costanza delle api. Le api vanno sempre sullo stesso tipo di fiore. Questa è una cosa importante, strategica, per quello le api sono importanti, perché il pollen non va disperso. Se andasse su un fiore e poi andasse su un'altra specie di fiore, non c'è fecondazione, come succede con tanti pollinatori, quelli selvatici ad esempio, no? Invece l'api è costante, va sempre su quel tipo di fiore, quindi va sempre a buon fine il polline che le raccoglie. E quindi lei l'aveva visto, ma si sapeva già da secoli, insomma, questa costanza delle api. Però per dirvi che avevamo sempre questo, anche praticamente, nelle nostre giornate lavorative, avevamo sempre questi aspetti scientifici e culturali. Infatti, questo mi piace molto, perché l'avete avuto come ospite la volta scorsa, Andrea Segre, nella sua commemorazione funebre, allora era preside di facoltà, quando è morto Cervi, 11 anni fa, 11 ormai, lo commemorò con questa frase: l'uomo deve ridurre la frammentazione dei saperi mettendoli in dialogo costante. Dante con la teoria della relatività, cioè lui parlava di Cervi chiaramente, no? L'idea di Cervi era questa. Goethe con la fisica quantistica, Shakespeare con la termodinamica, Kant con Dinner. Insomma, i saperi vanno in coppia e non solo, scienziati e umanisti devono parlarsi sempre di più. Cioè questa connessione continua, no? Con questi mondi apparentemente lontani, ma ecco. E quindi noi siamo stati travolti. Io dico sempre che quando succedono delle belle cose, il gruppo che lui ha formato è sicuramente una bella cosa, perché c'è stata una combinazione di fattori. C'erano le persone giuste, con le idee giuste, nel momento. Se manca uno di questi fattori, è difficile, no? Che poi le cose quaglino, no? Come si dice. E lì è successo, no? È stato un momento magico. Noi eravamo appassionati, lui era in fase positiva, c'erano, ed era il momento giusto per partire con queste idee. E quindi nel libro, come ha detto prima Fabrizio, sono raccontate un po' le esperienze di tanti di noi, non tutti purtroppo, perché sono stati in tanti libri di Cervi. E il titolo della grande quercia, come rame della quercia, deriva dal fatto che nel nostro giardino, nel giardino dell'Istituto di Entomologia, della vecchia sede di Agravia, che era, per chi conosce bene, Bologna, di Filippo Re, sapete dov'è, zona di Ernerio, lì c'era la vecchia facoltà di Agravia, è un quartierino dove c'è la palazzina della Viola, non so se lì dietro c'era il palazzetto, un palazzone stile Liberty, dove dietro avevamo il giardino con i contrafforti delle mura, c'erano tutti i giardini di entomologia che confinavano con quelli di botanica, e c'era svetta ancora questa grande quercia che era proprio sotto il nostro istituto. Quindi noi sotto la grande quercia abbiamo fatto riunioni, feste, litigi. Io ci ho sorprendente i gatti di Cervi con il mulino. Cioè, lui era il becchino che facciamo. No, e quindi insomma ricordiamo le cose belle che sono successe. Quindi un po' per quello il titolo, un po' perché Cervi per noi era la grande quercia, no? Quella di riferimento. Insomma, noi ci siamo così paragonati alle ramoscelli di questa grande quercia, insomma. Era lui la cosa. E poi anche per un'altra storia, perché c'è gli anni prima aveva scritto questo giallo che sempre ripercorreva con un'indagine del commissario La Strade, che poi in fondo è lui, no? È lui che fa, che interviene questo commissario, su tre omicidi successi a Bologna legati al mondo dell'arte, guarda caso, no? Al mondo dell'arte. E uno in particolare era successo di fronte al portale di San Petronio, che è il portale di Jacopo della Quercia, no? E ho trovato la mattina presto questo cadavere, e quindi lì parte tutta l'indagine, no? Poliziesca del commissario della strada, che poi va a individuare, cerca di individuare questo, e il portale, appunto, questa parte vera, poi tutto il resto era manzato, insomma.
quindi un po' anche per questo. Ecco, qui sono tutti gli autori del libro. Il libro ha una prefazione di Vittorio Emiliani, che è stato partecipato alla cosa della RAI, con una serie, un capitolo molto lungo di presentazione e interviste di Federico Fazzuoli, che è stato quello che ha inventato e ha fatto Linea Verde, no, quello con Taffori, non so se lo ricordate. Sì, sì. E poi c'è un articolo del figlio di Celli, Davide, che ha fatto... Che doveva venire stasera, ma... C'è anche Rita, ma l'ha contribuito. Come? C'è anche Rita, che è la moglie di... Rita Pugnara. È la moglie di Lucio Cavazzoni. Lucio Cavazzoni, certo. Ha fatto parte per diversi anni del gruppo. E, poi c'è la colonna di Sicetana, chiamata La Mafia, perché erano talmente... talmente uniti tra di loro che erano dei mafiosi proprio, non si entrava e non si usciva dalla mafia, e poi tanti altri, insomma, che magari qualcuno li conoscete. E, ecco, tutto iniziò nel gennaio dell'80, quando Celli ebbe una convenzione con la provincia di Forlì, allora si chiamava solo provincia di Forlì, adesso si è venuta Cesena, che comprendeva come territorio anche Cesena e Rimini, tra l'altro Rimini era solo Forlì, all'epoca, e che era stato nominato e stato sul territorio in cui dovevamo indagare sul paesaggio agricolo forlivese, come se c'erano, appunto, vedete lì, vari temi di ricerca, no? Andare a valutare la presenza o meno dei coloni selvatici o degli entomofagi, cioè i parassiti dei fitofagi, l'utilizzo dei feromoni e l'utilizzo del latte come insettotesi, in cui poi ho fatto parte di questo gruppo. E radunò 15 tesisti e la cosa interessante di questo progetto, che molti progetti poi non hanno avuto, è quello schema lì, l'organigramma, perché vedete che non era fine a se stessa la ricerca, ma era calata sul territorio, cioè c'erano interazioni con le scuole, con gli abitanti, con le associazioni naturalistiche, avevamo un punto di riferimento per la famosa centrale ortofrutticola di Pieve Sistina, con gli agricoltori, con cui facevamo continue serate, dimostrazioni, incontri, e per tutta la durata del progetto. Cioè non era un progetto che ai fini accademici, come succede spesso adesso, purtroppo, proprio si è persa questa cosa. E quindi questo ha avuto un certo successo. Qui sono mancati i famosi 15 studenti, non c'è Fabrizio, perché Fabrizio è arrivato qualche anno dopo, lui fa parte, perché noi ci definivamo la prima generazione, che sono questi 15 personaggi che vedete lì, la F1, e Fabrizio deve essere un F2, un F7, un F, dopo siamo arrivati fino a F7-8 con gli allievi di Celli. Ma poi un'altra cosa che aveva e che è cominciata fin dall'inizio, Celli, è che non ci ha tenuti lì. Lui ci ha fatto far diventare un gruppo. E cosa faceva? Ci portava in giro per l'Europa, trovava i soldi e andavamo a vedere i centri di ricerca in Olanda, in Francia, in Germania, in Svizzera. Per diversi anni abbiamo fatto questi giri, ma poi lì, quando eravamo in quelle città, a Colonia, ad Amsterdam o a Bruxelles, ci portava anche a far vedere i musei, no? I musei ci portava a vedere degli spettacoli teatrali, ci portava a far vedere delle opere d'arte, no? E per non rimanere solo nel settore, perché voleva sempre, si trasmetteva un po' questo suo, ecco qua, il momento della prima convegno che facevamo nell'81 con un giovanissimo Celli, poi il gruppo intorno al 1990, siamo sul lago di Lucerna, in uno di questi viaggi che vi dicevo. Questa è la palazzina che c'è in Filippo Re, dove c'è la palazzina della Viola, questo quartierino, ex quartiere di Gravia, e lì dove c'era il giardino di Indologia avevamo anche gli alveari, che vedete nella cosa. Ecco, tutti questi persone però dove andavano a finire? E allora l'idea di Celli era che, perché Giorgio Nicoli, a cui poi è stato dedicato il centro di ambiente di Trevalcore, che purtroppo è scomparso
prematuramente, alla fine di una delle lezioni che ce li faceva, mi disse: sì, va bene, tu ci hai spiegato tantissime belle cose, ma adesso cosa facciamo? No? Cosa facciamo? E allora chiaramente sono partite tante idee, tra cui anche il fatto di costituire questo centro cultura ambiente, che è ancora attivo ed è molto, presente sul territorio del bolognese, ma anche di altre province limitrofe, per quanto riguarda la sperimentazione dell'agricoltura, per quanto riguarda la gestione del vieto urbano, per quanto riguarda la rotta di zanzare e tante altre cose. Qua vedete la vecchia sede, che è il castello di Unchi, vicino a Crevalcoe, e poi è stata abbandonata per il terremoto del 2012, e quella sopra in alto è la nuova sede. E poi soprattutto il Bioplanet, che è stato un'idea di Celli e di Nicoli e di Stefano Maini, che doveva venire anche lui stasera, ma ha avuto dei problemi, che è la prima biofabbrica italiana di allevamento di insetti utili. È un nostro orgoglio, insomma, no? Quindi nasce tutto da questo gruppo, nasce tutto da lì, no? Da quel momento magico di cui dicevamo, no? Tante volte, no? Si dice, e dall'idea di una persona un po' stravagante come era lui. Quindi, come dicevo, molti sono stati convegni, viaggi di studio, incontri con scuole di agricoltori, anche di vacanza. Noi siamo andati alle Galapagos, no? Tanto per il luogo, perché tutte le volte che ci parlava di qualche cosa, l'avete sentito anche prima nell'intervista, cioè vi citava Darwin. Lui era un darwiniano convinto e un cultore dell'evoluzionismo, insomma, di darwiniano. E quindi andare alla Galapagos, il luogo, no, per dei fringuelli. Certo, no? le tartarughe giganti, le sule dalle zampe azzurre, le ottarie che vedete lì, questo era il gennaio dell'87, no? Con le ottarie distese a prendere il sole. Insomma, vabbè, è stato un viaggio molto difficoltoso, ma anche molto istruito. Io sono arrivato l'anno dopo. Sì, dovevi nascere prima, Fabrizio, no? Sei giovane, quindi. Poi siamo stati a Vancouver, al Congresso Internazionale di Antropologia, a Vancouver, per voi che viaggiate, tua moglie, che adesso non c'è stasera, ci diceva che è stata una città spettacolare, immensa e spettacolare, veramente. E come potete vedere anche dalla cosa, dove ci sono i nativi, gli indiani, indiani d'America, no? Che sono andati a visitare tante loro luoghi. E vabbè, questa è una cosa sulla biodiversità del sole del 2000, perché già, anche se era un termine coniato non da tanti anni, ne parlavamo spessissimo, insomma, di che cos'è la biodiversità, e ancora adesso abbiamo preso anche dei premi come gruppo. Allora c'era la rivista Airone, non so se la conoscete, ci hanno dato l'Airone d'argento, no? All'epoca, per quanto riguarda, poi io con Celis avevo partito, dato che lavoravo nel gruppo apistico, siamo andati a Varsavia nell'87, ancora prima che cadesse il muro. Varsavia nell'87 era qualcosa di incredibile, no? Irriconoscibile, e questo era il Palazzo della Cultura, che era il regalo lasciato dai russi ai polacchi, no? Dove c'è stato il convegno e dove abbiamo vinto la medaglia d'argento, anche lì per un video sull'ape con il serpentologo, che insomma era quello di quelli. E poi, perché no, c'era anche l'aspetto goliardico, no? Perché quello è fondamentale, è cementificante, insomma, no? Quando si vuole fare un gruppo non è che non bisogna. E quindi, ad esempio, voi le conoscete le zingarelle, no? Che sono questi componimenti in rima, e lì niente, ci si bastonava a dovere sulle collezioni delle, perché tra i vari gruppi, tra i vari personaggi, e si andava giù proprio pesante, no? Cioè, a volte, come scrivo lì, in punta di fioretto, ma molto più spesso con micidiali colpi di sciabola, che uno rimaneva tramortito. Durante le feste, durante le commemorazioni, ci si prendeva in giro, insomma, continuamente, no? Comunque, tramite queste zingarelle.
qualche aneddoto così. Ad esempio, negli anni '80 c'è il vice professore ordinario, no? Quando l'abbiamo conosciuto noi non era ancora professore ordinario, era associato, quindi non era il massimo della carriera, diventò da tardi, poi lui diventò anche emerito, sono pochi professori che diventano emeriti, no? E infatti lo insegnò di questo titolo quando insieme a Simone Bertolico, tra l'altro, no? All'Aula Magno di Santa Lucia, dell'università. E allora lui si lasciava prendere in giro, devo dire. Allora noi lo stimo un processo, detto, ma c'è, se lo merita di diventare un professore ordinario o no? No? E anche i contadini se lo dicevano, no? In stretto dialetto bologliese, no? La società diventare il professore ordinario Celli e niente, allora abbiamo fatto questo processo alla Casa del Popolo del Lico di Calderana nell'85. Qua vedete tutta la giuria, io facevo l'avvocato difensore, non potevo fare altrimenti perché avevo cominciato a viaggiare con lui, portando in giro per l'Italia, in genere di notte, eccetera, eccetera, tante cose che poi alcune sono scritte anche sul libro. E poi c'erano il gruppo dei mafiosi, cioè questa Giovanni Persiceto, facevano il PM, i giudici, eccetera, e c'era Giorgio Nicoli, questo nostro collega che è morto, che impersonava Celli, perché lo vedete lì nascosto dal libro, che Celli aveva sempre questo vizio di mettersi la maschera e tirarsi su per vedere un po' il polpaccio, ma vedete che ha il polpaccio fuori. E ad esempio uno dei, ecco qua ci sono tutti i personaggi, uno dei concetti che Celli ci insegnava, cercava di insegnarci nei suoi corsi, era quello dell'organismo bersaglio. Sapete che nelle coltivazioni c'è l'organismo bersaglio, un organismo chiave. Cioè, se tu riesci a combattere bene quell'insetto o quella patologia, tutto il resto diventa più facile, no? Non è così semplice. Per cui noi, nel processo, avevamo individuato l'organismo bersaglio che ci insegnava Celli, che era questo, no? Quindi era solo per prenderlo in giro. E ad esempio io dovevo difenderlo per le pubblicazioni per cui aveva fatto fino all'epoca e quindi dovevo dimostrare che si era guadagnato il titolo di professore ordinario. E avevo una borsa dove avevo messo dentro tutte le pubblicazioni e che dovevo, nella scena, dovevo lanciarla nel pubblico. Solo che il PM, poco prima dello spettacolo, mi cambiò la borsa, il contenuto della borsa, e invece dalle riviste scientifiche e gli articoli scritti di Celli mi aveva riempito la borsa con giornali pornografici, per cui io avevo lanciato nel pubblico tutta questa marasma di cose, per cui insomma, vabbè. Allora, Celli era un po' così, insomma, si lasciava, non era certo un personaggio facile, capire. E mi piace quello che scrive nel libro la Bettina Maccagnani, che era la moglie di Giorgio Nicoli, e adesso lei è insegnante presso una scuola, ha lavorato molto, per molti anni, per il centro di ambiente, e lui dice, e lei dice, fa questa riflessione: si poteva godere delle riflessioni di Celli sugli argomenti più vari. Celli era quasi un jukebox. Potevi lanciare un argomento qualunque, sicuri che ne sarebbe uscita la discussione, o spesso un suo monologo. Ne uscivo sempre arricchita e stupita di come potessero stare insieme tanta vasta cultura, tanta lunghezza nei modi, tanta volgarità nelle battute, tanta presentatezza nel vestire, tanta ricchezza di idee e di pensieri. Cioè, come queste due cose potevano andare insieme, no? E questo, insomma, è vero, anche noi ci vedevamo intanto come... Oppure quello che scrive Corrado Stenza ha fatto parte del gruppo Celli, era proprio uno dei primi, la F1. Lui adesso è diventato, se andate su Google, cliccate a Corrado Stenza, vi vengono fuori pagine e pagine di lui, perché è uno chef internazionale. Lui gira il mondo, è sempre in giro per il mondo, e ha scritto anche lui un capitolo sul libro, e dice che Celli era di uomo di cultura prima che di uomo di scienza, di uomo di impegno e di pensiero libero e alto,
fuori da ogni schema, da ogni logica di presupposto egoismo. Giorgio, il maestro, era tutto questo, la scienza, l'arte, il teatro, la narrazione, sono i modi per applicare la sua sterminata cultura, il suo sterminato interesse alla peculiarità più alta del genere umano, l'intelligenza. Ci nutriva ogni giorno arricchendoci di sapere, sprigionando in pillole commestibili i bastioni del sapere, collegando in maniera intelligente da ogni angolo delle uscite umane. Perché era così, lui, qui potevi parlare di arte preistorica, di arte moderna, ma c'è un problema, ci accompagnava su in Valle Camonica, dove io avevo studiato 2 anni in collegio, insomma, lo conoscevo un po', ma lui lo conoscevo molto meglio di me, a vedere le incisioni rupestri. Lui era andato alle grotte di Lascaux, di Altamira, a vedere queste incisioni rupestri. Volevo dire quella di arte moderna, io una sera l'ho accompagnato a Rubiera a vedere, doveva presentare una mostra di Pollo, no? E io quella sera, io cosa ne sapessi di arte moderna? Io quella sera lì mi è sembrato di capire qualcosa di arte moderna, ma perché la spiegava lui? E ancora adesso ho qualche barlume, insomma, di che cos'è l'arte moderna. Insomma, volevi parlare di religione? E lui mi citava quando andavamo in giro, un giorno andavamo a Potenza, il giorno dopo andavamo ad Alessandria, il giorno dopo a Gorizia, eravamo sempre in giro, no? con la LR4. Allora lui parlava e mi citava a memoria il Vecchio Testamento. E lui non era credente e sapeva tutte le religioni, aveva dei libri, dei tomi incredibili, insomma, sul biblioteca. E insomma, Celli era un po' così. Io ho fatto un capitolo abbastanza lunghetto, ma perché anche per raccontare un po' di aneddoti, no, sulle cose. Chiaramente ho parlato di api, di tutto quello che è stata la mia ricerca, sotto la sua direzione, poi da solo, quando lui poi è andato in pensione, mi sono un po' ritirato, e un po' di casi che sono successi anche abbastanza ridicoli. Ma lui definiva le api un po' felice e feroce. E infatti è vero, no? Che le api sono un po' così, sono un po' felice perché girano sui fiori, ma feroce perché è una società veramente dove non puoi sgarrare, perché se no sei fatto fuori. E io ho lavorato molto sull'utilizzo dell'acqua come indicatore biologico, che allora non si conosceva. Infatti a Cesena, dove abbiamo fatto, dove c'era questo progetto, è nato la Pieve Sistina, sono nate le prime impostazioni in Italia del monitoraggio dei pesticidi tramite le api. E infatti c'è ancora la mappa fatta ancora con i trasferetti, quello non si faceva con il computer come si fa adesso, con i trasferelli tagliati a seconda del campo coltivato e si mettevano sulle mappe appunto su questa cosa. Poi da queste prime 3-5 postazioni siamo passati in tutta la provincia di Forlì, questa era la vecchia provincia di Forlì, con una trentina di postazioni, e poi per passare poi a tutta Italia, dove io giravo con la famosa R4 bianca che vedete là, a controllare le postazioni, che erano più di 300 sparse in tutta Italia. Infatti io partivo il lunedì e tornavo a venerdì, dormivo in macchina, facevamo un po' di tutto, insomma, per fare questa sperimentazione. Quindi dal campo coltivato, monitoraggio di pesticidi, siamo passati a biomonitoraggio in città, o nelle aree industriali, o ultimamente stiamo facendo anche il biomonitoraggio con le api dell'aeroporto di Bologna, sulla scia di altre sperimentazioni che sono state fatte in Europa. E dei radionuclidi. Prima di Chernobyl, anni 83-86, facevamo già il biomonitoraggio dei radionuclidi delle centrali nucleari di Trino Vercellese e di Cavorso. Poi è successo il disastro di Chernobyl, abbiamo capito che l'api è veramente eccezionale per individuare le fughe radioattive. Tanti casi, infatti la IAEA, quella che adesso insomma sta cercando di difendere in Giappolizia, no? Ci ha incaricato di andare a costituire delle reti di monitoraggio con le api nei centri atomici argentini, qui siamo a Buenos Aires ad esempio. Ma poi anche a Rotondella è uno dei depositi temporanei delle nostre scorie radioattive, le scorie delle nostre vecchie centrali nucleari, che sono dislocate un po' in tutta Italia. Uno di questi è il centro Trisaia
giù in Basilicata, abbiamo fatto anche lì un monitoraggio con le api e insomma per vedere appunto se tutto era tranquillo. In alcuni casi abbiamo trovato anche gli innalzamenti del ceso, ma non era dovuto a lì eravamo, quel grafico che vedete a sinistra, eravamo nel 98, c'è stato un altro inquinamento radioattivo in tutta Europa, ma per un incidente che era successo in Spagna e che nessuno aveva dato notizia, solo noi e Bologna, perché ci eravamo accorti con le api le avevamo individuato subito, perché c'era l'innalzamento del cesio, come vedete dall'immagine. E poi il rilevamento dell'esplosivo, anche qui con la Bettina Maccagnani abbiamo fatto sperimentazioni a riguardo, sia per quanto riguarda in campo aperto, per lo sminamento delle aree post-belliche, perché le api condizionate riescono a individuare le zone dove sono sepolte in minuti uomo anticarro, e sia anche negli ambienti chiusi come stazioni, dogane, aeroporti, con dei batterie di api condizionate a sentire solo quell'odore, l'odore di quell'esplosivo, e quindi valigie eccetera, e quindi molti aeroporti si dotano dei cani, dei sistemi elettronici, ma anche con le api in questo ambito. Allora, un paio di aneddoti, vado verso la fine, scusa se forse sono un po' normale. Volevo ribadire questa cosa che ho fatto vedere prima, che è bellissimo, che avete nel nostro parco, e nel vostro parco dedicato a cervi, sulla biodiversità. E poi vi racconto un paio di aneddoti, tanto per finire. Questa frase di cervi è stata ripresa da diverse persone, no? L'hanno messa dagli home page, eccetera, perché ha una particolarità. È tratto da un lungo discorso che volevamo fargli sentire stasera, ma era un po' troppo lungo. Tutto un discorso sulla biodiversità che lui fa, molto bello, molto ampio, molto. E in cui c'è anche questa frase che appunto vi ho fatto vedere prima, scusa, Fabrizio, e che avete nel vostro parco, dove dice che la verità costituisce un segnale in prato, attraversando cose che sappiamo, no? Che lui dice con parole molto semplici, molto tranquille, le visce che strisciano tra le erbe, le allodole, eccetera, eccetera, no? E poi dice una cosa, l'ultima frase, dice potete essere certi che questo luogo è salvo se ci sono tutte queste cose e che, verso un più, contribuisce alla nostra felicità, suggerendoci, perché la nostra felicità? Perché suggerisce che l'uomo non è ancora solo al mondo. Tutte le volte che noi parliamo una specie, siamo un po' più soli, lui dice, non diceva sempre Cervi. E la pena più grave, più grossa che tu puoi infliggere a un uomo è la solitudine. Non c'è né malattia né altra cosa che tenga che la solitudine. Tu, se vuoi infliggere la pena più pesante a un uomo, lo rendi solo e lui l'uomo è l'infelicità personificata. E questo lui l'aveva scritto in questo concetto di biodiversità, no? Che secondo me è molto valido. Un paio di aneddoti. Allora, Cervi era stato tra le tante sue cose, nel 1986 incaricato di allestire la mostra Scienza ed Arte, Arte e Biologia, alla Biennale di Venezia. Era un incarico prestigioso, cioè lui era professore di entomologia, no? Appena diventato ordinario, insomma, era famoso, aveva già vinto prima Pirandello, insomma, e quindi accolse tutta una serie di artisti che avevano visto, che avevano, erano stati coinvolti nella parte artistica dalla parte scientifica o viceversa, e quindi c'era tutto uno stuolo di personaggi che arrivavano in istituto, ma personaggi più famosi, ad esempio la sorella gemella della Rita dei Montalcini, Paola, la Rita aveva questa sorella che era un'artista, era una pittrice, e arrivava con i suoi quadri, no? La Paola Levi Montalcini in istituto da noi, e si metteva lì davanti al cielo a fare come si dice anticamera, no? E poi c'erano dei personaggi stravaganti, no? E lui dava sempre ascolto a questi personaggi, poi quando dovevamo andare via ce li sbolognava noi, e quindi noi dovevamo gestire un po'
anche queste, questi suoi aspetti. Comunque, vabbè, per farla breve, c'era un artista che era vissuto tra l'Ottocento e il Novecento, che si chiamava Vincenzo Jerace, e che lavorava alla stazione zoologica Dorn di Napoli, l'acquario scientifico che c'è a Napoli, e lui studiava i radiolari. I radiolari sono dei minuscoli organismi marini dalle forme strane, e bellissime, tra l'altro, vedete alcuni esempi. Quindi lui li osservava al binoculare e poi li trasformava, li facendo delle sculture, li trasformava in queste sculture, no? Molto belle. E quindi faceva dei vasi, dei portacenere, faceva dei soprammobili, questo Vincenzo Jerace. La figlia di questo Jerace, lui riscoprì che abitava alla Spezia. E quindi dice: Claudio, domani andiamo alla Spezia, ho già telefonato alla figlia di Jerace, mi farà vedere tutte le sue opere, eccetera, eccetera. Va bene, allora partiamo, andiamo verso la Spezia. Era il 1985, l'anno prima che preparava la Biennale, certamente. E arriviamo alla Spezia, nei pressi della Spezia, l'ultimo da Turin ci fermiamo perché non c'erano i cellulari, e a telefonare, cioè mi era d'accordo che avrebbe telefonato per sapere dove andare, dove ci saremmo trovati, perché abitavano sulle colline della Spezia. Quindi rispose il marito, no, il marito della figlia di Vincenzo Jerace. E disse il marito: buongiorno professore, allora dove posso venire a prendere? Lui aspettava che Celli lo chiamasse, no? Era rimasto. Allora Celli dice: beh, potremmo vederci di fronte alla cattedrale di La Spezia, ha presente quello proprio, vero? E il marito, silenzio, insistendo, Celli: ma sì, dai, quella cosa che sembra un disco volante. A quel punto il marito dice: sì, certo, ho presente professore, quel disco volante l'ho progettato io. Celli, appunto, stesse un po' in un silenzio imbarazzante, poi disse: ah, ma davvero? Beh, però dentro non è poi tanto male. Cercando di recuperare. E allora dice: certo, professore, certo, arrivederci, no, mi si giudica. E allora si girò verso di me e dice: vedi Claudio, quando fai una gaffa, non, e se non vuoi sprofondare sempre più nella merda, non cercare mai di rimediarlo. Cioè, ormai l'hai fatta, buona, lascia perdere, insomma, no? Perché se cerchi di rimediare è bello che vai ancora più sotto. No? Vabbè. E questo, però ecco, una cosa c'è, aveva ragione, non so se voi siete mai stati alla Spezia e non avete mai visto quella cattedrale. Allora, la cattedrale è veramente un disco volante, questa qua, cioè, è incredibile, no? Cioè, aveva perfettamente ragione, e l'architetto, il marito della figlia di Vincenzo, si chiamava Cesare Galeazzi, che tra l'altro è morto non da tanti anni, insomma, non una decina d'anni, insomma. E aveva progettato lui, che è la sfiga di Celli, e ha beccato proprio l'architetto, no, della cosa, e questo, insomma, lo raccontiamo un po' tra le tante cose. E poi un altro fatto tra i diversi che abbiamo cercato di raccontare è un fatto che è successo sulla strada Terrini con il furgone rosso. Allora, noi abbiamo avuto due mezzi mitici della R4 che avete visto prima, no? E questo furgone rosso, no? che avevamo in dotazione, che noi operavamo per fare sperimentazione, andare a fare ricerche, ma anche per andare a fare dei viaggi istruttivi. E quella volta lì Celli doveva fare una conferenza a Rimini. E allora abbiamo chiesto ai tesisti, borsisti che c'erano all'epoca, se volevano venire. E portava 9 posti, 9 persone, il furgone, quindi abbiamo riempito il furgone, soprattutto di ragazze. E lui ha detto Celli, perché cioè, dargli un buon vino, dargli da mangiare e dargli un tavolo pieno di donne, lui era l'uomo felice di questo mondo, no? Quindi era entusiasta della cosa. Quindi siamo partiti, io guidavo, perché ero lo chauffeur, quindi guidavo il furgone, cioè lì era seduto vicino a me, e cosa succede? In autostrada un furgone pieno di ragazzi del CUS Pisa ci supera, noi stavamo andando tranquilli,
fatti 100-110, sono normali, e sulla sinistra ci supera pian piano questo furgone con la scritta Cuspisa. C'erano tutti questi, questo l'ho ricostruito chiaramente, perché era intorno anche lì 86-87. E tutti si guardano fuori dal finestrino e ci guardano. Allora io ho detto, ma boh, cioè, mi sono detto, sai, cosa hanno da guardare questi qua? E allora Celli dice, mi guarda e gli dice, aspetta, che qua, qui ho forse sbagliato. Ah ecco, ma che, scusate, un po' di cose da... Ma che cosa avranno ormai il tuo computer che non funziona? Allora ho detto, ma cosa vanno da guardare? Allora c'è lì, apre le cose pavoneggianti e dice, ah, Claudio, cosa vuoi? Ormai io sono famoso, no? Si mette così, sono famoso, ormai mi conoscono. Ed era vero, perché gli anni in cui lui faceva quelle conversate da Costanzo Show, io l'ho accompagnato non so quante volte a Roma, no, a registrare le puntate, e quindi diceva, ormai sono fuori, e poi lo fermavano per strada, addirittura un casellante una volta, quando si pagava ancora non in automatico, con me, e diceva, ah, ma cosa vuol dire entomologia? E io allora c'è chi dice, ah, entomologia, perché lo confondiamo con l'ematologia, insomma, lo studio degli insetti, quelle cose qua, ma lei il professor Celli? Vada, mi offro io l'autostrada, no? Quindi era veramente famoso. E allora ero tutto contento che la gente lo guardava, anche questi ragazzi del Cuspisa che guardavano dentro il furgone. E allora, appunto qua vedete, no? Nel Regno di Mare l'ho visto prima, l'ho intervistato, dalle TV era presente, e ad un certo punto il furgone del Cuspisa, che noi avevamo poi superato, era quello che mancava, il passaggio mancava quello, no? Quindi ce l'avevamo dietro, ci risupera lentamente mentre i passeggeri mostrano un lato nascosto. Quindi io vedo il furgone del Cuspisa con la freccia fuori e ci superano lentamente in questa maniera, no? Con tutti, così, proprio. Questa è la scena che ci è venuta davanti, no? E quindi noi ci siamo guardati, stiamo vedendo, ma... E allora mi sono girato verso Celli e gli ho detto, Celli, mi sembra proprio che ti abbiano riconosciuto. E Celli, che deficienti, no? E ha piegato il pavone, ha chiuso la sua ruota, insomma, no? E si è dimostrato un po' così. Ma lui ci stava, questi scherzi, non è che... Scherzi, non era poi uno scherzo, era un fatto reale, non è che non voleva nessuno, insomma, questa cosa. Vabbè, insomma, concludendo, come dico sempre, il tempo scorre impaccabile. Qua vedete Corrado Senza, lo chef internazionale che era, faceva parte, e Stefano Maini che stasera non c'è, come erano allora e come sono adesso, no? Quindi, e diciamo, vabbè, ma tu fai vedere gli altri, se non anche io, ma che sono poi migliorato nel tempo, no? Quindi, siamo tutti, il tempo passa impaccabile per tutti, quindi... E quindi cosa rimane? Rimane la passione, no? Che è l'ideale che abbiamo cercato, che abbiamo ricevuto da lui e che abbiamo cercato di trasferire a un maggior numero di persone, quelli che poi abbiamo seguito noi, e anche con questo gruppo, anche con questo libro. E quindi con questa immagine ancora della quercia che si presenta, vi ringrazio molto dell'attenzione. Se domanda a fare, se no, accendiamo la luce. Sì, a me interessa sapere dove erano state messe le api per misurare l'inquinamento atomico di Chernobyl. Allora, quando è successo Chernobyl, noi avevamo quella rete nazionale di biomonitoraggio, quella che ho fatto vedere dove ci sono, sì, con R4, c'era la mappa italiana con tutti i quadri, erano più di 300 postazioni per rilevare l'inquinamento da pesticidi. Nell'86 è successo Chernobyl e quindi invece di fare l'analisi dei pesticidi, quei campioni di api, okay, nero, eccetera,
facevamo le misure radiometriche, quindi per vedere la presenza di iodio, coltenio, cesio, stronzio, eccetera, eccetera, tutte le sostanze che potevano arrivare da Chernobyl. E abbiamo fatto con questi, con i nostri colleghi di chimica, che avevano chiaramente la strumentazione utile per poter fare queste misure. Perché sarebbe stato interessante avere delle api per il monitoraggio, insomma, in un'altezza, perché dice che ha colpito questa nuvola radioattiva soprattutto i rilievi, molto, in maniera molto intensa. Ah, dunque ha colpito dove? In quei, cioè, quando la nuvola è arrivata, piovuto, sì. È legato molto alla pioggia, infatti sì. Le zone dove ha piovuto molto, quando è arrivata la nuvola, lì ancora adesso si ritrovano, esatto. Ad esempio nella Valsesia, esatto. Nella... Perché ci sono degli studi di ematologi e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli che ha visto un'escalation di alcuni tumori. Ah. E quindi... Anche c'è stato un picco anche dei problemi della tiroide. Sì, esatto. Infatti non me l'hanno tolta perché da decine di anni fa, ma già decine fa, maggiore quando mi ha detto... Non siamo ancora al picco, ci arriveremo tra un dicevo a quello di dicevo, per quanto riguarda l'effetto sulla tiroide. Esattamente. E quindi noi avevamo visto questa, abbiamo messo in relazione le piogge con la nuvola radioattiva, abbiamo fatto queste mappe insomma, di presenza prioritaria insomma, di questi elementi. E successe, questo lo raccontiamo nel libro, anche il fatto lo chiamiamo giallo radioattivo, l'ho chiamato giallo radioattivo. Perché è successo che tra i centinaia di campioni che abbiamo analizzato, che abbiamo misurato, ce n'erano due, solo due campioni, che avevano due picchi di due elementi che non potevano essere arrivati dal CERN, perché erano picchi troppo elevati. Sono state emesse dal CERN qui, ma per arrivare fin qua, siccome hanno un tempo di decadere, questi due elementi, che si chiamano niobio e zirconio, hanno un tempo di semivita molto breve, giro di una settimana. Rispetto ad esempio allo stronzio, al cesio, eccetera, che hanno migliaia e centinaia di anni, insomma, no? Migliaia di anni per decadere. E quindi non potevano essere arrivati perché c'era una quantità enorme. E quindi ho detto, ma da dove arrivano questi elementi? Da dove arrivano? Non sapevamo darci una risposta. L'abbiamo messo i dati nel cassetto. Dopo un anno è uscita una polemica sull'Independent, che è questo quotidiano inglese, di una polemica all'interno del tutelato sull'uso di polvere radioattive durante il tempo di decadenza per simulare guerre nucleari. Allora ho detto, ma non sarà mica quel caso lì. Allora siamo andati a prendere i due dati, ma dove venivano questi due campioni? E questi due campioni provenivano da due zone vicino a due basi NATO. No? Capite cosa è successo? Questo viene pubblicato su una rivista internazionale, nessuno ha mai smentito. È successo che siccome c'era un rumore di fondo radioattivo, loro avevano gli strumenti tarati su queste sostanze, abbiamo detto, ma chi se ne accorge? No? Che stiamo facendo una simulazione. E hanno fatto questa simulazione, no? E invece le api l'hanno rilevato subito, insomma. Per quello dico che spesso... Ma quando voi parlate di rilevare, cioè, che cosa bisogna fare? Bisogna sacrificare l'ape? O si facciamo dei campioni, ma l'ape non si sacrifica, a essere sinceri, con la radioattività. No, l'ape non muore mica. No. Addirittura ti continuerebbe anche a produrre miele, che è radioattivo, che lei non ha nessun problema. Infatti, problema più tu. Tutto il problema del miele che potremmo avere, però sai le quantità, insomma, vabbè, comunque era meglio non consumarlo perché era okay, comunque lei non ha niente, diciamo l'ape non ha niente. Lui ha le quantità a cui l'ape ha degli effetti, ma sono già morti, non solo l'ape, tutti gli insetti. Quindi, è il discorso degli scarafaggi, esistono molto di noi. Loro magari si possono vedere degli effetti sulla fertilità, sulla posizione, sulle cose, ma noi in quelle quantità abbiamo degli effetti molto più, anche perché insomma abbiamo un metabolismo chiaramente diverso, eccetera. Ecco, però, allora noi prendiamo dei campioni, o prendiamo le api morte, perché le api muoiono dopo un certo periodo, l'estate, 3-4 giorni muoiono, quindi le raccogliamo,
oppure parleremo delle amibe, bottinatrici, quindi l'ultima fase della vita, eccetera, e le misuriamo, andiamo a fare queste misure, perché appunto, come dice il Signore, non muoio. La mortalità viene valutata solo quando andiamo a rilevare i pesticidi. Per ogni contaminante c'è un protocollo diverso, perché chiaramente è un impatto diverso. E poi una curiosità, perché abbiamo parlato, no? Gente giusta nel momento giusto. All'inizio, sì. È così. E io credo che sia verissimo, cioè che quando succede questo, veramente si possa produrre qualcosa di molto buono. E stiamo parlando anche però di Umberto Eco, cioè quei personaggi di, veramente difficili da incasellare, perché tutte le scienze, tutte le arti, esperti un po' di tutto. Ma guarda caso tutti finiti prima o poi a Bologna. Allora, in un momento in cui l'Università di Bologna è comunque la prima in Europa, mi sembra, ma viene considerata non tantissimo, perché siamo 47esimi, 87esimi, non mi ricordo, in cui si invitano i nostri ragazzi ad andare a studiare all'estero, estero che per quello che è la mia esperienza è comunque sempre più avaro di cultura umanistica rispetto, magari hanno laboratori eccezionali, però gli manca tutto questo aspetto. Ecco, voi pensate che Bologna sia stato quel qualcosa in più che ci ha messo, o è semplicemente una questione di coincidenza? Ma certo, Bologna ha il suo fascino, la sua storia, eccetera, però io sono sempre le persone che fanno le cose. Però chiaramente il contesto è importante. Cioè, però lui è venuto qui, cioè, nel senso... Lui si è sempre accusato bolognese, questa storia di Verona, lui la città, così per fare la battuta, è nata Verona, sì. Verona è una città meravigliosa, stupenda, lui si andava spesso, anche se come seconda città si combatteva con Mantova. Io sono Mantova, però perché dice... innamorato di quelle città, insomma, e anche Forlì e Cesena, insomma, vabbè, c'erano tante seconde città, insomma. Però sì, devo dire che il contesto è importante, come dici tu sicuramente, però dopo quello che fa sono sempre le persone. Quello sicuramente. Io ad esempio, adesso tutti i ragazzi dicevano si incentiva ad andare all'estero, sì è vero, l'esperienza all'estero è importante, quello è il dubbio, anche noi siamo andati all'estero, con lui, perché se noi non, allora non c'era l'Erasmus, certo. Quando siamo arrivati noi, siamo andati all'estero con lui, abbiamo acquisito, conosciuto, abbiamo tenuto rapporti poi con queste persone, quindi è importante l'esperienza all'estero. Però, ad esempio, noi abbiamo tanti colleghi, ad esempio Fabio, Simone Tosi, eccetera, che sono stati molto all'estero, però non vedevano l'ora di tornare, perché come dici tu, là è una cultura verticalizzata, insomma. Lì invece noi l'abbiamo un po' più orizzontale, no? Sì. È anche dimostrato, io faccio sempre questo esempio, scusa, perché non voglio intervenire, faccio solo questa cosa, dalla nostra struttura architettonica, delle nostre città, cioè le nostre università, la maggior parte, non tutte, ma ad esempio quella di Bologna è così, è intrisa nel tessuto urbano, è distribuita nella città, non c'è un campus dove c'è, adesso sì, adesso anche noi siamo. Però secondo me è una perdita, perché il fatto di essere intrisa nel tessuto urbano ci fa sì che di mantenere questa orizzontalità, no? nel nostro sapere, che è importante, che è proprio la cultura italiana, la cultura europea, proprio, no? Anche altre città europee erano meno strutturate in questa maniera. Rispetto alle università anglosassone, soprattutto americane, dove hanno i campus, dove si fa solo quello e basta, insomma. Altro. E quindi hai ragione sicuramente, perché anche la goliardia comunque, cioè, credo che personaggi appunto come Selli, cioè tanta gente si è avvicinata lì perché era lui, cioè voglio dire, io per primo mi avvicinai perché avevo letto il libro di Selli e quindi mi
l'idea di avere Cell, cioè mi piaceva tantissimo. Poi, come scherzo sempre un po' con lui, eravamo appunto, io sono arrivato appunto dopo, sono arrivato nell'88 e scherzo sempre con lui, dico, mi avvicinato che mi piaceva molto già allora le api. Poi lui era responsabile del gruppo delle api e dico sempre non mi ha voluto. E infatti, diciamo, dopo successivamente, sia la mia tesi di laurea che il mio dottorato di ricerca, che tutta la, diciamo, tutta la mia attività di ricerca, non tutta, la maggioranza della mia attività di ricerca è stata nella lotta biologica. Infatti, dopo che lui per problemi logistici in quel momento non è, mi avvicinai a Giorgio Nicoli, che era stato resuscitato, e con lui mi sono dedicato molto alla lotta biologica. Poi, diciamo, ecco, il gruppo Celli poi innescava questi meccanismi per cui io mi affezionai tantissimo a questo Giorgio Nicoli, cioè diventò quasi un riferimento della mia vita, qualsiasi cosa ne parlavo con lui. E quindi, infatti, anche, diciamo, anche qua, per esempio in Appennino, c'erano queste operazioni all'inizio, mi dedicai a lui, che ha fatto vedere quello che adesso è la Biofabber, che insomma la Biofabbrica di Cesena. Fra le mie prime attività di ricerca furono fare, magari può fare un po' ridere, era fare degli standard per il quality control degli insetti. Cioè, la Biofabbrica vendeva insetti, quindi faceva un prodotto tra virgolette industriale, e questo prodotto doveva avere uno standard di qualità. Quindi ci fu uno studio ancora europeo, il progetto Eclair, che si occupava di creare questi standard di qualità degli insetti prodotti nella biofabbrica. Poi, vabbè, insomma, per fare velocemente il mio percorso, diciamo che successivamente la lotta biologica mi sono dedicato alla lotta biologica a insetti introdotti in genere, quindi musi, insetti esotici introdotti. Qui, diciamo, nelle nostre zone, le prime operazioni che abbiamo fatto, cui mi sono dedicato, era allora un insettino, la Metcalfa, che era un insettino che dava vari problemi, quindi lancevamo il parassitoide. Idem poi ho fatto, diciamo, molto più recentemente, la lotta biologica a cosa ben conosciuta appunto qui in tutto l'Appennino, che è la vespa cinese del castagno. In qualche modo sono stato anche responsabile sia della lotta biologica che di uno studio su quelli che erano i parassitoidi indigeni, cioè i parassiti che c'erano già qua, che si erano successivamente adattati al nuovo ospite. Poi sì, mi piacevano un po' le api, qualcosa ho fatto anch'io, infatti mi occupai con Claudio in un progetto LIFE del monitoraggio con le api, quindi ne abbiamo già parlato in abbondanza lui, da Comacchia Cattolica lungo la costa. E poi, vabbè, poi ho partecipato anche a delle ricerche sugli insetti, sugli impollinatori, sugli menotteri impollinatori, in un progetto AMA, sempre lavorando anche con Claudio, e questo è stata un po' la mia attività, quello che sì, in tutti questi anni. Poi vabbè, poi siccome ho navigato un po' appunto tra la lotta biologica, le api, e anche le zanzare, come sono anche occupato di zanzare,
di Moscerini, insomma, attualmente ancora responsabile di un grosso progetto per limitare la presenza di Moscerini in una zona particolarmente turistica del Veneto, che è la zona dell'Alto Mincio, cioè dal Viarno fino a Valeggio. Questo un po' è la mia attività. Ecco, per quanto riguarda invece, come ho scritto invece nel libro che ho cercato, vabbè, ho fatto sempre concelli, insomma, mi sono dedicato a qualche con lui sotto la sua guida, abbiamo fondato quell'associazione che ancora è presente a Monterenzio, cioè l'associazione delle sei zampe, che è ancora sede a casa mia, che la fondammo con Giorgio Celli e con Paolo Radivieri, che diciamo aveva anche diversi scopi divulgativi, per cui come vi ho accennato prima, per esempio abbiamo fatto queste mostre che abbiamo portato un po' in giro in vari parti, fra l'altro vincemmo una gara perfino contro Pierangela per il riallestimento del Museo di Scienze Naturali di Torino, dopo, siccome era una cordata che aveva fatto un altro gruppo che si sarebbe dovuto occupare delle varie scenografie, delle cose così più strutturali, diciamo, ovviamente davamo rapporto scientifico e progettuale, e quindi vincemmo anche questa cosa a Torino. Io con Celli sono stato varie volte avanti e indietro per Torino per parlare con tutti, eccetera eccetera. Poi purtroppo questo gruppo che doveva, diciamo, fare la parte operativa fallì. Era un gruppo anche, tra l'altro, abbastanza grosso, perché era quello che sostanzialmente aveva fatto la scenografia del progetto di Pink Floyd a Venezia, quindi stiamo parlando neanche di... però fallirono proprio in quel periodo lì, e quindi noi perdemmo il lavoro e quel cosa lì, insomma, finì, tra virgolette, così purtroppo. Poi insomma abbiamo fatto altre cose, altri progetti divulgativi, il parco, uno al parco appunto di Sibutato, ancora lavoro, uno a Sasso Marconi, al Cavecchio di Sasso Marconi, dedicato soprattutto alla didattica, che è durato in realtà tantissimi anni, cioè è durato fino a lockdown, all'anno del lockdown, dopo quell'anno lì per vari motivi si è interrotto, e quindi insomma abbiamo fatto diverse cose anche da un punto di vista divulgativo così, e che mi sono anche molto piaciute. Nel libro poi parlo di alcune cose, vabbè, anch'io, perché poi soprattutto senza dubbio Claudio, molti di noi insomma andavano in giro con Celli, perché sono stato un sacco di volte a Mantova, nonostante sia originario tanto Celli, quindi vabbè, andare in giro con lui ogni tanto qualche storia simpatica capitava, perché magari ci diceva devo andare lì, vai lì, poi ci trovavamo in mezzo alla campagna. Ah, mi sono sbagliato. No, però si sbaglia poche volte. Poi dopo un'altra volta mi ricordo che era consigliere a Bologna, o quando era consigliere o era parlamentare, adesso. Insomma, a un certo punto un giorno vai lì, c'è lì, c'è il senso uno, ma io, a me non mi fanno un barcura, ecco, mi dice. E il vicino non è che intendeva tanto, anche se lui e nel libro invece personale tra altre cose simpatiche appunto, la scena del libro è appunto che con
ricordo il cielo quando nel 93 decido di sposarmi, ormai 30 anni, allora lì a Cerri, insomma, arrivare io insomma, io dicessi, io, allora entro ancora nel suo ufficio che c'era una tavola, fate finta, con delle montagne di libri e lui dietro, per cui lui spuntava in mezzo più o meno. Allora lo guardo e dico, Cerri, ti devo dire una cosa. Allora lui ovviamente aveva capito subito che era imbarazzato, mi guarda e comincia a ghignare. Che poi tutti conoscevano in realtà già la mia futura moglie, perché poi mi prendevano sempre in giro, perché come vi dicevo mangiavamo giù il laboratorio di sotto e lei regolarmente quando era l'1:15 che mangiavamo mi telefonava, allora non c'erano appunto i cellulari, quindi mi telefonava al telefono del laboratorio, suonava il telefono e invariabilmente Celli, Nicoli, eccetera, e quelli che erano lì, cioè Fabrizio, controllo, non chiamavano il controllo, e quindi, cioè, conosciamo anche, insomma. Fatto sta, io lo guardo, e Celli, sai, mi sposo, mi alza lo sguardo, mi guarda, alla casa lì, e mi fa, fatto un ecco, questo, per dirne una, simpatico, e altre, cose le racconto appunto nel libro, anche quando veniva qui a Monterenzo, proprio da Bravo, che casa mia, poi gli ultimi anni appunto lui abitava, non abitava, aveva una casa a Loiano, d'estate spesso stava a Loiano, e allora ogni tanto la sera andavo a mangiare giù. Ora niente, anche poi se interessa, vedete lì. Se avete qualche domanda, ecco quello che vi ripeto, vabbè, a parte che appunto in queste così occasioni, come quando inauguriamo il parco Celli, mi piace personalmente, voglio sempre ricordare Giorgio Nicoli, perché credo che Giorgio Nicoli fosse nato una persona assolutamente brillante. E umanamente io gli sono stato molto vicino, quindi mi fa sempre piacere ricordarlo, purtroppo sì, morto in questa in occasione, cioè così, un incidente improvviso, quindi è stato un flash abbastanza per tutti noi, fra l'altro lui era anche sindaco di San Giovanni, quando ha avuto questo incidente. E poi, ecco, credo che, non so quanto si riesca a capire da quel libro, però credo che quello che c'è nella storia, quello che fosse in qualche modo uno di noi è questa eredità che in qualche modo abbiamo ricevuto, ma per me, cioè voglio dire, io non è che da Celli ho imparato a fare l'entomologo, o forse non. Quello che ho imparato è l'aspetto umano e l'aspetto appunto culturale di umano, cioè voglio dire, ecco, tra come ho sempre detto, tra le varie persone del gruppo probabilmente scientificamente il più preparato, il più entomologo è Stefano Maini, lui veramente è uno che se uno deve imparare in entomologia, lui è uno che ne sa. Però Celli ti dava appunto quel di più che forse in qualche modo ha
creato tutte queste cose di cui poi ha parlato Claudio sostanzialmente, che sono poi andate avanti e che poi appunto stanno in qualche modo, nonostante lui sia più di ormai 11 anni che morto, stanno andando avanti in qualche modo tra le varie persone, nei vari gruppi, nelle cose che si sono create su quello che lui ha dato, su quello che è stata la sua spinta. Ecco, questo credo che sia veramente il lato affascinante di tutta questa storia. Non so quanto ne si può trarre dal libro, perché ovviamente chi c'è stato dentro fa fatica a dare un giudizio, però questo credo che sia la parte affascinante. Poi, ripeto, in fondo la settimana scorsa, se direi quando è stato qua, chi lui c'era, anche lui cosa ha detto? Che in fondo la facoltà agraria aveva Celli che non era solo lo scienziato, entomologo o il ricettore, era qualcosa che appunto, come ha detto poi anche Claudio, era un vulcano, cioè lui era veramente una persona vulcanica con qualcosa che andava oltre su qualsiasi argomento, è vero, cioè di qualsiasi argomento si cava di parlare, lui ne sapeva di più, tante volte ne sapeva di più anche di quelli che avrebbero dovuto essere preparati, quindi questo è un po'. Siete stati molto fortunati perché avete avuto un maestro che ha saputo trasmettere la sua passione, che non è una cosa... Sì, credo che ecco, sia stato quello poi che probabilmente molti di noi ha continuato su quella strada lì, perché perché è una passione che già non solo che ci ha fatto sentire, no? Lui prima ha detto che noi cerchiamo di trasmettere quello che abbiamo imparato, anche il metodo. Tra di voi c'è qualcuno che sta agendo, vivendo sull'orma di Celli, anche con gli studenti, con il lavoro che sta facendo, ma che porta avanti le cose come le faceva Celli? No, un carisma come il suo non c'è. Sì, ci vuole carisma, hai ragione. Quello che riusciamo a fare, noi siamo i ramoscelli di questa quercia, ecco, tanto per dare questa visione. Ci vorrebbe qualcuno con il carisma. Forse Giorgio Nicoli, forse aveva al giunto all'epoca. No? Lui è diventato, si è presentato alla tesi di laurea che ha tirato qui dei punti perché superava di 110 lode, era oltre, aveva preso 100, con tutti i conti era 120 per dire, no? Quindi un tot di punti alla tesi, diciamo per dire il personaggio che era. Però forse l'idea che date, visti da fuori, è che non ci siano gelosie tra di voi, che è una cosa veramente difficile in ambito universitario. Insomma, no, forse ne nascondiamo. Siamo perché? Sì, no, ma è chiaro che insomma, noi riusciamo a arrivare, però ecco, il gruppo, insomma, ci sono vari gruppetti, sono creati dei gruppetti, il gruppo di San Giovanni di Crevalcore, con la fabbrica. I mafiosi, ma si entra. Quindi anche noi sono qualche cosa, cioè, perché... Sì, dopo quando ci ritroviamo, sì, però ecco, lavori insieme, diciamo che abbiamo preso delle strade, ecco. Possiamo ecco vederle in questa maniera. Continuare, ma sai, quelle cose lì succedono nei momenti, come dicevamo prima, in alcuni momenti, non è che poi. L'importante è che si segni qualcosa, anche noi magari riusciamo a seminare tutto, ce la facciamo a seminare qualcosa. E poi, insomma, quei momenti lì ci vuole il carisma, ci vuole la persona giusta, ci vuole
tante cose. No, poi io ne faccio poi, una questione. Dopo dico una questione banale di cervello, cioè io c'è poco da fare. C'è lì aveva un cervello che andava. Oltre. Cioè era avanti a tutti. È un cervello. Poi dopo, poi dopo in certe cose uno poteva dire, ma perché aveva degli aspetti assolutamente umani, appunto. Claudio diceva prima, cioè sì, è vero, mi piaceva bere e mangiare, delle volte noi stessi gli dicevamo, perché insomma poi ho cominciato ad avere dei problemi, è andato in dialisi e delle volte se non fuori dice, dai c'è lì, limitati perché, limitati un pochino. Un pochino, perché che io non so se era sua, ma credo che l'ho vista da qualche parte, cioè,
lui la diceva la vita è un incubo, la morte è un risveglio. Ma lui se non ci pensa, è terribile. Cioè, la vita è un incubo e la morte è un risveglio. Cioè, uno che ambisce a morire per uscire da questo incubo, no? Ma era di un depresso, a volte lui arrivava con dei livelli di depressione totale, si metteva là nel suo ufficio, lo vedevi già dal viso, che non era il caso di avvicinarsi troppo, no? E poi ogni tanto uscivo per andare in bagno e dicevo questa frase, scorsolato, l'incubo. Ma temeva la solitudine? Sì. Lui aveva una paura folle della solitudine, più della malattia. Infatti per quello che ho detto, aveva appunto, comunque poi, perché non era solo il suo ufficio dell'università, casa sua, poi aveva comprato degli appartamenti, con delle montagne di libri da far paura, poi tutti i libri che poi suo figlio ha raccolto nella biblioteca a Monduno, ma degli attestamenti allucinanti. Poi in un certo senso anche lì era fantastico, perché lui magari gli veniva in mente che doveva trovare quel libro e sapeva che ce l'aveva in mezzo a migliaia di libri lì e lo andava a prendere. Se per caso si sbagliava, ovviamente non era colpa sua, era colpa di nostra, che gli aveva fregato. Che e gli urli con tutti i nomi. Per cui aveva anche queste cose qui, cioè per cui uno passava di lì e si sentiva dargli questo cantino a dire perché mi avete chiamato questo, che l'avete preso. E poi invece magari ce l'aveva lì sul tavolo da una parte. E da un lato aveva questa cosa che per cui nel suo caos lui sapeva dove erano le cose, però si fregava con questo lato e alla fine del mondo. Vai Andrea. No, mi incuriosisce invece capire come viveva l'esperienza televisiva, perché io ho sempre immaginato che gli uomini di grande cultura, di grande spessore, penso a Pierpaolo Pasolini, quello che ha detto, all'opinione che aveva della televisione, certamente non tesseva le lodi, al contrario, un uomo di quello spessore come conciliava l'essere di una cultura così vasta con l'essere ridimensionato, se così vogliamo dire, all'interno di una scatola da divulgazione. Avete citato Piero Angela. Ecco, io credo che Piero Angela sta Cialdocelli come il suo opposto, cioè l'esatto contrario, no? Un uomo di grande cultura, estesa, vasta, di sapere umanistico e letterario e scientifico insieme, contro un divulgatore, un uomo di spettacolo al 100%, quindi come la viveva questa cosa? Ma lui piaceva... Piaceva apparire? Sì, parecchio. Era un pavone. Piaceva, sì. Lui quando lo vuole, lui non si tirava indietro assolutamente, non aveva queste remore. Però come lo vedeva il mezzo? Sì, utile alla causa sì, o no? Utilizzava, poi lo guardava spesso, a casa sua la TV era sempre accesa, di giorno e di notte, sempre accesa, ma magari non la seguiva, non la seguiva, però lui scriveva i suoi articoli, ma la TV doveva essere sempre. È tipico delle persone un po' sole. Sole. Sì. Lui ha scritto molti libri sui gatti, no? Per cui il suo gatto principale che è sepolto sotto la grande guerra, non so se è stato. Si chiamava Tacchione, che era un gattone enorme e c'è un motivo per cui si chiamava Tacchione, perché lui lo prese per strada, eccetera, e tutte le volte che lui prendeva un paio di scarpe nuove, una giacca nuova, eccetera, quando portava in casa, lo buttava sul letto, Tacchione andava a marcarlo, cioè gli pisciava sopra. Per cui appena se ne accorgeva, lui prendeva la scopa per inseguire il gatto e punirlo, no? di questa cosa, ma non riusciva mai a beccarlo, dovevo ancora dargli un nome. E allora a un certo punto lei nome Tacchione, perché Tacchione era una particella subatomica talmente veloce che nessuno l'ha mai vista.
No. Per cui l'aveva chiamata, Tacchino, perché non aveva mai no, lui la triangula vedeva così di notte, probabilmente riconciliava il sonno, la concentrazione. Lui era, ecco, un'altra cosa con un video, notizia, oltre alla capacità, alla sua memoria, alla questa di scrivere, la sua capacità di concentrazione. Lui in mezzo al casino per riuscire a cosare, oppure, non so, a volte sarà capitato anche Fabrizio, accompagnavi, che so, a Venezia, no? Dovevi andare a Venezia, partivamo, ronfava subito, o, perché lui, io parlavo, dormiva, no? Quindi dormiva, poi diceva, ah, devo scrivere questa cosa qua, vabbè, bravo, dormiva, no? Allora io guidavo, quando mancavano 10 minuti all'arrivo, si svegliava, cioè lui nel sonno aveva elaborato tutto quello che voleva scrivere. E poi scriveva. Ma russava, non è che dormiva così, russava. Sì, io, che... io non so come facesse. Io gli ho battuto alcuni libri che ha scritto, no? Già. Ovviamente l'editore non è. Cioè, lui scriveva tutto a mano, ovviamente mai a computer scriveva molto a mano, o con la macchina da scrivere o a mano, e io direi per lui, però era fantastico, perché cioè, come dire, quando ti dava la cosa scritta anche a mano, non è che c'erano tante, cioè lui scriveva di filato, ma non è che tornava tanto sopra quello che era scritto, lui scriveva, quasi di getto, insomma, e cose scritte, quasi di getto. Tornarci sopra, riguardarlo, cioè, diventava giù, poi dava i fogli da battere il computer, insomma. No, volevo dire, non so se ho risposto alla sua domanda, però neanche Pasolini, diciamo, lui sì, appariva, era uno che appariva in televisione. Insomma, si serviva. Sì, 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 lo usava, poi, usava. Poi lui era consapevole, di un'intelligenza superiore, insomma, era consapevole che la TV aveva questa doppia mandata, insomma, no? Quindi non potevi, come diceva lui, io non posso dire tutto quello che poi che penso, no? E questa è la sua critica, perché posso anche sconvolgere, c'era quella famosa intervista con Biagi, no? Che lui esprime questa sua posizione come TV, però la utilizzava, ci andava, sapeva che era importante, che è importante, insomma, se uno vuole fare un certo percorso. E c'è lì sicuramente il piacere, dicevo, anzi, quando uno lo chiamavano, dicevo, come mi scusa il telefono? Queste frasi, perché era sempre incasinato, no? Del telefonante, quello del corso di qua, quel momento di calma, come mai mi scusa il telefono? Avevo bisogno di queste input, no? Per alimentare, non so, il suo cervello. Da una banda di... Sì, ho bisogno di... Adesso un po' la televisione è un po' vista il paradiso del trash, poi da variati anni, quindi io adesso uno come Celli in questo momento in TV non ce lo vedrei neanche. Non vedrei neanche come poterlo collocare all'interno di un palinsesto televisivo. Certo. Cioè, perché va altri, dei salotti sono degenerati, sì, quando... non è più il Maurizio Costanzo, un show degli anni 80, sì, dove si parlava in maniera anche educata, adesso va un trash talking, va l'insulto, la spettacolarizzazione del negativo, non certo, ce lo vedo. Ma neanch'io, ma anche allora c'era la contromisura a cui partecipò, che io ho detto, mamma mia, ma c'è, cosa vai a fare? Cosa vai a fare? C'erano delle cose su Italia o Google, c'erano delle cose proprio di cose leggere. Poi sono state delle scene, se volete ve ne racconto un'altra, un po' piccante, ma allora i bambini sono andati a letto, no, ma scherzo. Ah, ci sono, ascolta, ma sai se ci sono dei collegamenti? Dice, no, non ci sono. No, chiudi la diretta. No. No, anche perché più o meno abbiamo fatto le due ore, perché poi tanto dopo si... Chiudiamo la diretta? Sì. Si chiude la palpebra. Così dopo. No, ma non è, non si dicevo così piccante, però era una storia che è capitata appunto